Restituire vita ai fiumi, l'iniziativa lanciata da alcune associazioni della vallata Stilaro, tra cui la Pro Loco di Pazzaro, il Fotoclub Bivongi e il giornale degli emigrati bivongesi Il Paesano. Un progetto finalizzato al ripopolamento ittico dei numerosi corsi d'acqua presenti nel territorio in un ambiente incontaminato che va protetto e ripopolato non solo di trote, ma anche di anguille che da circa 60 anni sono scomparse e restano solo nel ricordo degli anziani. Da ripopolare i fiumi della montagna di Ferdinandia di Stilo, dove scorrono l'Acciarello e il Ruggero, di Bivongi, dove scorre lo Stilaro, da cui ha origine la cascata del Marmarico, la più alta del meridione d'Italia con i suoi 120 metri, e sfocia dopo un percorso di 27 chilometri nel mare Ionio di Monasterace. E infine la fiumara Assi che segna il confine tra Bivongi e Guardavalle. Sicuramente per attuare il progetto serve il supporto politico di regione, provincia, città metropolitana, comunità montane e nel nostro caso del Parco delle Serre, visto che ci troviamo nei confini dello stesso. Purtroppo negli anni rari ripopolamenti e solo di trote che sono rimasti in numero irrilevante, pur se in un habitat sano, a causa delle incurie dell'uomo che invece di praticare la pesca tradizionale utilizza bombe o la corrente portandosi dietro al posto della canna il gruppo elettrogeno. Una vera vergogna. Per le anguille di cui i fiumi fino agli anni 1960 erano ricchi non è la stessa cosa. Mai un ripopolamento. Sono letteralmente scomparse, specie nel fiume Stilaro, perché la risalita non è possibile in quanto, dopo essere entrate nella foce del mare di Monasterace, incontrano l'ostacolo delle briglie in località Bordigiano di Stilo e l'altra pochi chilometri più su in località Acqua Calda. L'anguilla, ricordiamo, è un pesce capace di muoversi anche fuori dall'acqua per superare bassi ostacoli e riguadagnare il corso del fiume per continuare la risalita e raggiungere il suo habitat. Per questa sua caratteristica è considerato simile agli animali anfibi. Da noi, come detto, non riesce nell'impresa perché le briglie sono alte. Interessante e curioso il ciclo di vita di questo pesce osseo che, divenuto adulto, abbandona il suo habitat, nel nostro caso la fossa delle anguille del fiume Stilaro, e dopo una migrazione di migliaia di chilometri, superando il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, raggiunge il Mar dei Sargassi, dove depone le uova e poi muore. Le anguille nate, appena giovani, tornano poi, facendo il percorso a ritroso, nei luoghi d'origine per ripopolare i fiumi dove vivevano i loro genitori. Pensate, il ciclo vitale delle anguille è davvero originale. Loro crescono, sono, come dire, diventano delle mamme in attesa e poi superano lo stretto di Gibilterra, escono dal Mediterraneo, attraversano l'Atlantico e vanno nel Mar dei Sargassi, lì per creare appunto altri anguillotti, anguillotti che poi piano piano ritorneranno qui, da dove le loro mamme sono partite. Quindi pensate quanti, migliaia di chilometri loro fanno e questo ciclo vitale secondo me sta veramente di miracoloso. Una documentazione fotografica prodotta dal Fotoclub Bivongi è una relazione in cui si chiederà la costruzione di piccole rampe o scivoli in cemento o altro materiale per favorire la risalita delle anguille, sarà inviata a breve agli enti preposti. Ricordiamo che bisogna rispettare un obbligo comunitario per la liberazione e il sostegno di una specie come l'anguilla all'interno delle acque dei fiumi regionali perché a rischio d'estinzione. Una volta ripopolati i fiumi si potrebbe riprendere la pesca che un tempo era fonte di sostegno di diverse famiglie. Resta infine l'augurio che quella battezzata anticamente a Fossa d'Angidara, la fossa delle anguille, per la ricca presenza di questo pesce, possa ripopolarsi.